Chi si occupa del restauro e della conservazione della carta svolge un compito difficilissimo, trovandosi tra le dita libri antichi, manoscritti di inestimabile valore, ma anche documenti, manifesti, carte geografiche, dipinti fragilissimi. Per ognuno di questi esistono tecniche e materiali diversi da impiegare. Un impulso prezioso all'arte del restauro è stato dato dalla carta Anji di Gelso. Arriva dalla Corea, paese che in questo settore vanta una tradizione millenaria e annovera maestri cartai tra i più famosi al mondo. È resistente, dura nel tempo e soprattutto ha delle caratteristiche che la rendono adatta ad intervenire su diverse tipologie di manufatti. Chiara Fornaciari, responsabile del laboratorio di restauro di opere su carta dei Musei Vaticani. Con la carta di gelso noi possiamo, a seconda dello spessore della carta che noi scegliamo, perché ricordiamo che ha da uno spessore finissimo a uno spessore più grosso, noi scegliamo appunto la carta migliore, possiamo chiudere strappi, risarcire lacune, tingere la carta nel ritocco, quando dobbiamo fare delle reintegrazioni a tono, possiamo foderare, possiamo umidificare, abbiamo tutta, diciamo, una scelta di operazioni che fanno parte delle nostre operazioni di restauro, a seconda dei danni riscontrati sulle opere. Per capire come nasce la carta di gelso bisogna però capire quali sono le materie prime utilizzate e come vengono lavorate. Abbiamo proprio il gelso, la Brussonezia papyrifera, poi le fibre già pulite da una prima pulitura, le fibre battute che piano piano cominciano a essere più ammorbidite, che poi formeranno, chiaramente disciolte in acqua con una serie di procedimenti, il foglio di carta. E l'ultimo è l'ibiscus della sera, che è un agente disperdente, cioè aiuta a disperdere le fibre insieme è una sorta come posso dire, di gelatina, detta in parole povere, naturale, che serve nella formazione del foglio. L'insieme di questi ingredienti garantisce alla carta la sua conservazione per millenni. Non a caso nel XIV secolo questa straordinaria fibra diventò il supporto primario del più antico libro stampato con caratteri mobili di metallo, il Jixi, un compendio di insegnamenti del buddismo Zen che anticipa di 78 anni la data convenzionale della nascita della stampa nel 1452 con la Bibbia di Gutenberg. La lavorazione secolare della carta Anji di gelso è però oggi a rischio di estinzione. Per questo il laboratorio dei Musei Vaticani ha deciso di prestarsi insieme al Louvre di Parigi e ad altri grandi musei europei a riprendere in mano questa preziosa tecnica, testandola accuratamente sulle opere d'arte. Sono i volumi che noi abbiamo nella nostra biblioteca e sono dei volumi storici che appartengono, diciamo, dei volumi rari che possono andare dalla descrizione dell'Egitto, per esempio, in cui ci sono delle tavole che testimoniano le scoperte archeologiche della fine dell'Ottocento, fino a, per esempio, tutta la tradizione dei vari popoli descritta dai missionari. E anche lì abbiamo il registro delle firme dell'anno santo speciale del 33. Abbiamo veramente una casistica molto varia, il che ci tiene anche in allenamento, perché naturalmente la carta è sempre diversa. Il supporto sì è carta, ma la carta cambia a seconda del secolo in cui viene prodotta.